Ben ritornati a Medex News. La Sicilia è molto importante per le sue zone montane, zone che vanno protette e tutelate. C'è una legge particolare che riguarda le zone franche montane, pensate però è ferma da più di un anno. Ecco perché è stato realizzato un presidio a oltranza che a turno vede alternarsi la presenza di oltre 133 sindaci in un camper. Oggi parliamo di tutto questo con Vincenzo Lapunzina, che è il coordinatore del Comitato per l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi dell'ospitalità. Buonasera a tutti. Buonasera, dottoressa. Buonasera. Allora, buonasera a lei. Spieghiamo subito all'inizio della trasmissione che cosa sono le zone franche montane. Allora, intanto grazie per l'ospitalità e per averci dato questo spazio, questo concesso per l'invito che abbiamo accettato di buon grado. Intanto siamo qui ad Irrose esattamente da 82 giorni, mi pare. Abbiamo perso il conto. La nostra è una battaglia di civiltà per rivendicare il diritto di cittadinanza nelle terre alte di Sicilia. Siamo qui insieme ai 133 sindaci che si alternano quotidianamente al camper, insieme al comitato. Siamo qui per rivendicare e per sensibilizzare la deputazione nazionale di Camera e Senato, soprattutto del Senato, perché al momento la legge è in discussione presso le commissioni. È terminata la fase istruttoria. Venerdì alle ore 17, alle 12 scadranno i termini per gli emendamenti. E cosa sono le zone franche montane? Le zone franche montane sono una misura di politica economica rivolta alle terre alte di Sicilia. È una fiscalità di sviluppo attesa da 2.148 giorni, 16 ore, 35 minuti, 58, 59 e quindi 36 minuti. E 2.148, 16 ore, 36 minuti. C'è un contatore. Le terre alte di Sicilia attendono questa attenzione che colmi la sperequazione tra la montagna e il mare, tra la montagna e il resto dell'Italia. Di cosa si tratta nello specifico? Mi sentite? Sì? Sì, tranquillo. La sentiamo Perfetto, perfettamente. ecco di cosa si tratta? Nello specifico, per 10 periodi d'imposta a scalare dal 100% al 20%, quindi i primi 3 anni, poi 5 anni, poi il 100%, poi al 60%, poi al 40%, fino ad arrivare al 20%. Si tratta sostanzialmente dell'esonero del versamento dei contributi per le retribuzioni da lavoro dipendente, dell'esenzione ai fini delle imposte dirette, sempre del reddito prodotto all'interno della zona franca, ai fini dell'IRAP, del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività esercitata, ai fini dell'IMU per gli immobili siti in zone franche, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività. Ecco, questo è un progetto di vita comune che portiamo avanti da anni, che è in discussione dal 6 febbraio, perché è entrata al Senato il 6 febbraio. È in discussione e che dire, che lo stiamo condividendo con le amministrazioni, lo stiamo condividendo con gli operatori economici, lo stiamo condividendo con le banche. Non è una soluzione definitiva, però sotto la fiscalità di sviluppo a cui stiamo puntando con grande determinazione, sotto la fiscalità di sviluppo, naturalmente sotto questo ombrello, così come ci piace dire, ci sono poi altre questioni irrisolte che non sono mai state affrontate, ma ne riparleremo dopo, a riguardo la viabilità, riguardo la sanità, l'istruzione e la digitalizzazione. Nelle nostre terre alte, fare un collegamento fluido è difficilissimo, è molto difficile, quindi parleremo anche di questi. Al momento dobbiamo pensare a come far rimanere i giovani, a come far pensare ad una coppia di giovani che vogliono fare un progetto, vogliono intraprendere un progetto di vita qui sulle terre alte,
di mettere nelle condizioni di poter rimanere. La condizione fondamentale per poter procreare a queste latitudini è il lavoro, perché altrimenti diventa un'avventura che non ha un respiro lungo. Spero di essere Ecco, stato felice, dottoressa. no, chiarissimo, chiarissimo, molto chiaro, così cerchiamo anche di far conoscere l'argomento ai telespettatori che da tutta la Sicilia ci seguono su Medex News. Allora, quello che vorrei chiedere, i modelli di zone franche montane al nord, in altri posti, sono già attuati e come funzionano? Allora, non c'è un modello a livello nazionale, questo è uno start-up a livello nazionale. Proprio oggi, stamattina, in Commissione Ambiente del Senato, la domanda ricorrente dei senatori era quella, ma del Nord Italia, era quella, ma possiamo farlo anche noi? Ma perché si deve fare in Sicilia e da noi non si può fare? No, non si può fare, si può fare in tutta Italia, però noi siamo una regione a Certo. statuto speciale. Noi abbiamo le condizioni indicate da una sentenza, della famigerata sentenza delle Azzorre per fare fiscalità di sviluppo in autonomia, ma ci vogliono tre elementi essenziali. Essere un'isola, avere una carta costituzionale propria, e noi ce l'abbiamo, con tutto il rispetto per la Costituzione italiana, la nostra è nata qualche anno prima, è stata pensata qualche anno prima, e poi abbiamo la condizione che se venisse attuato lo statuto e se restassero in Sicilia le risorse rinvenienti nell'articolo 36 e 37 dello statuto, potremmo fare fiscalità di sviluppo e potremmo far crescere e potremmo far sviluppare, far nascere questa terra di Sicilia. Perché abbiamo tutto, non ci manca niente, dal sole, dall'acqua, dall'aria, dalle spiagge. Le terre alte di Sicilia sono uno scrigno di tesori e di cultura, di enogastronomia, di accoglienza. In Sicilia non manca veramente niente, manca soltanto la volontà politica di far rinascere questa terra. Con le zone franche montane, finalmente al Parlamento, al Senato, si sta discutendo di Sicilia. E devo denunciare pubblicamente che sono i siciliani che non vogliono, non vogliono. Se la politica regionale, la politica siciliana, i politici, non la politica regionale, perché l'Assemblea regionale il 17 dicembre 2019 ha fatto di tutto per approvare all'unanimità la prima legge di prospettiva della storia della regione siciliana, dell'Assemblea regionale siciliana. Oggi mi consta che esponenti siciliani si stanno mettendo di traverso per rallentare l'iter, e questa è una cosa che non accetteremo assolutamente. Come mai alcuni esponenti del Parlamento siciliano non condividono questa iniziativa che secondo me invece è del tutto produttiva? Io non ho detto che sono esponenti del Parlamento siciliano, io ho detto che sono esponenti politici siciliani che si stanno mettendo di Ah, traverso, ok. che non vogliono che si presenti un emendamento così come saggiamente è stato presentato al Senato, ovvero che nella prima parte c'è un aiuto dello Stato, articolo 6 della legge, ovvero il primo anno, secondo quello che stiamo chiedendo, il primo anno lo finanzia lo Stato con soldi destinati alla regione siciliana che abbiamo individuato all'articolo, le dico tecnicamente dove, perché a memoria non posso ricordare Certo, chiaramente assolutissimamente. tutto. Ecco, Nel l'articolo frattempo la 6 regia può fare della vedere anche le legge. immagini. Sì, l'articolo 6 della legge, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge pari a 300 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, ovvero dei soldi che vengono destinati per ridurre la pressione fiscale. Che cosa sta accadendo? Noi abbiamo chiesto, noi non solo noi, ma l'abbiamo chiesto, non so se avete voi, vi abbiamo mandato, ecco, questi sono i sindaci che in questi giorni, venerdì, sabato e domenica, hanno sottoscritto un documento nel quale chiediamo al Senato della Repubblica di non abbassare il limite sotto i 500 metri, sopra il livello del mare, quindi l'ubicazione della sede operativa delle aziende che si trova destinataria dell'intervento indicati nella legge
sopra i 500 metri e soprattutto chiediamo, per rafforzare lo spirito della stessa legge, che è inquadrata all'interno di provvedimenti che sono previsti dallo Statuto e sono rispondenti, dottoressa Vaglia, alla corretta applicazione dello Statuto siciliano, chiediamo un'aggiunta. Lo hanno firmato 130 sindaci questo documento, voi avete fatto vedere le immagini. Ecco, all'articolo 7 chiediamo che il finanziamento delle zone franche montane siciliane, successivamente alla fase d'avvio, che è più o meno di un anno, avverrà con le risorse finanziarie della regione siciliana, rinvenienti dagli articoli 36 e 37 dello Statuto, che sono soldi nostri, non chiediamo niente a nessuno. Nelle interlocuzioni che abbiamo avuto in questi giorni con i senatori, abbiamo detto, dovete dire ai senatori del nord, del centro, del sud, che la regione siciliana questa legge se la vuole finanziare con i soldi propri, con i soldi che sono allocati in un articolo di statuto, in due articoli di carta costituzionale è stato completamente disapplicato in questi anni. E questo noi non possiamo accettare. Abbiamo chiesto questo, speriamo, è stata una richiesta, ve la faccio, purtroppo non avete il file, però è una richiesta che è stata sottoscritta da decine di sindaci, da centinaia di persone, ci cioè sono 128-129 sindaci che hanno sottoscritto chiedendo a gran voce di applicare lo statuto e di soprattutto di dare una speranza ai nostri operatori economici che non ce la fanno più. E oggi mettere in discussione questo ragionamento, dottoressa Vaglia, è da irresponsabili e da nemici della Sicilia. Non esiteremo un solo attimo a fare i nomi e i cognomi di chi non vuole la fiscalità di sviluppo per le terre alte della Sicilia. Ma ecco, voglio dire, è davvero molto interessante. Più l'ascolto, più mi rendo conto davvero dei vantaggi che numerose zone siciliane, che in questo momento sono par in particolare difficoltà a causa, appunto, già voglio dire, magari erano in difficoltà per essere dislocate in posizioni un po' più decentrate. Poi ci si è messo anche il Covid, adesso ovviamente ci sono una serie di problematiche, quindi 130 sindaci è un numero notevole. Non abbiamo messo il documento perché erano le firme che lei ha mandato, quindi abbiamo fatto vedere però le sedi e una parte dei sindaci che hanno firmato. Allora, ascolti, volevo dirle, tengo a precisare una cosa. La crisi delle terre alte e la crisi degli operatori economici non può essere ascritta in totale al Covid, perché è troppo facile che la gente è in difficoltà perché c'è il Covid. Il Covid non ha fatto altro che mettere in evidenza ciò che Certo. da anni. Quindi dire che la colpa è del Covid significa dare la No, ho responsabilità a detto che chi ha peggiorato la responsabilità situazione. No, ho detto che ha peggiorato la situazione. non è. No, non mi rivolgo a lei. La situazione l'ha fatta emergere nel massimo del suo splendore, perché già era peggio di così, non poteva essere. Noi abbiamo operatori economici che non hanno come vivere, non hanno come sopravvivere. E la cosa più grave, dottoressa Vaglia, è quella che questa gente si è sfiduciata, è scoraggiata. Questa legge oggi dà la possibilità a questa gente di guardare al futuro con fiducia. Ecco, questo è il punto. Su questo noi ci stiamo giocando la partita. Ma io credo che l'unione anche con le altre zone montane, sicuramente quello che lei dice è giustissimo, cioè il fatto che deve partire comunque un segnale forte dalla Sicilia, avendo anche, voglio dire, essendo anche una regione a statuto speciale. Però io credo che l'unione anche con altri centri d'Italia dove ci sono le stesse problematiche, però che ci sono anche dei borghi meravigliosi, delle realtà bellissime, possa forse ulteriormente spingere il governo ad accelerare l'iter della legge, no? Assolutamente, assolutamente sì. Noi siamo solidali con le difficoltà e abbiamo tutti lo stesso problema. In maniera caleidoscopica, ognuno dei nostri paesaggi, non chiamiamoli territori, ognuno dei paesaggi italiani d'alta quota che ha problemi di spopolamento, quindi di inverno demografico, hanno problemi di sopravvivenza.
hanno problemi di viabilità, problemi di digitalizzazione, quindi di digital divide, hanno problemi di sanità. Ognuno di noi ha vive un momento, vive una difficoltà, non c'è dubbio. Ma non è colpa nostra se la regione siciliana ha uno statuto speciale. Non è colpa nostra se i nostri padri costituenti sono stati bravi a pensare, a darci uno strumento che equivale, mi creda, equivale forse, credo, ad un terzo delle richieste che chiedono gli amici della Catalogna. Cioè, il popolo della Catalogna chiede un decimo, un terzo delle cose che chiediamo noi e che ci abbiamo. Ed è venuto il momento di applicarlo questo statuto, perché altrimenti si vive nell'illegalità. Il presidente Draghi ha parlato di legalità e trasparenza. Bene, parliamo di legalità e trasparenza, iniziamo tra le altre cose importanti da fare in Italia nell'applicare questo benedetto statuto. Volevo chiederle più o meno, voglio dire, certamente un calcolo abbastanza approssimativo, 130 sindaci, tutti questi territori, che bacino di popolazione stiamo parlando più o meno? Allora, le dico subito, noi abbiamo 499.344 abitanti all'1 gennaio 2019. Ecco, consideri che negli ultimi questo, resilienti all'1 gennaio 2019, consideri che in circa 10 anni sono scomparse, cioè non si è ripopolato. C'è stato un segno negativo del 9%, quindi qualcosa come 35-36 mila abitanti. Ecco, immagini lei nel Catanese, una città vicino a Catania di 35 mila abitanti, che nell'arco di 10-15 anni è stata completamente, si è spopolata. Ecco, imprese, noi abbiamo 28 mila artigiani e commercianti, secondo i dati della Camera di Commercio, secondo i dati della Camera di Commercio di Camera di Commercio regionale. Ci sono 28.836 al 31 dicembre 2018 artigiani e commercianti. Quindi c'è una popolazione importante, 17.223 imprese Certo. agricole. Insomma, ci sono dei numeri su 133 comuni interessati che si trovano al di sopra dei 500 metri di altezza e con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Questo è il contenuto dell'articolo 1 della legge. Guardi, noi Molto, stiamo facendo molto. una battaglia. No, no, prego, prego. Sì, mi dica, le chiedo scusa, io No, sono. no, 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 assolutissimamente. Gli ho chiesto i numeri perché ovviamente questo dà ai telespettatori la portata anche dell'iniziativa che state portando avanti e anche il perché lo state portando avanti. Ecco, sono numeri importanti che vedono una grande fetta di popolazione siciliana in difficoltà che potrebbe invece rifiorire. Sia da un punto di vista turistico, ma anche da un punto di vista lavorativo, e quindi evitare che alcuni borghi bellissimi della nostra terra siano spopolati. Dobbiamo salvare e permettere, quando una comunità o quando un territorio, un paesaggio si spopola, il primo svantaggio ce l'ha il territorio marino, la costa, perché la ricchezza viene dall'alto, l'acqua viene dall'alto. Se non preserviamo anche dal punto di vista idrogeologico i paesaggi di montagna, e non vivendo nessuno nelle campagne, le campagne muoiono e si creano, ci sono poi tante di quelle refluenze negative sullo spopolamento, che il primo svantaggio viene provocato nelle zone marine. E allora non è un vantaggio quello che viene chiesto. È sviluppo che ne trarrà vantaggio l'intera isola. Perché poi il concetto e il principio viene ripartito ugualmente in tutta la regione. È chiaro che noi abbiamo pensato ad un modello, ad un progetto di vita. Ci stiamo lavorando, ci abbiamo creduto e speriamo che
non ci siano emendamenti che azzoppano, ecco, per dirlo proprio in termini chiari o in termini magari un po' più rozzi, che azzoppano questo percorso. Perché questo percorso già è stato azzoppato abbondantemente, perché non si può aspettare 2000 giorni, 2145 giorni, una legge di sei articoli e deve aspettare ancora, è aspettato, atteso un anno al Senato. Non possiamo, perché siamo siciliani ed è nel nostro DNA, le cose semplici farle diventare difficili. Le cose semplici bisogna semplificarle e spingerle, accompagnarle. Ed è intollerabile che ci siano politici siciliani che si stanno mettendo contro questo percorso. E non esiteremo un attimo a raccontare nome e cognome e dare dei volti, perché non si può. Qua la gente ha difficoltà, non riesce a mettere la pentola, dottoressa Vagni. Ci sono bar, ci sono pizzerie, ci sono artigiani. Qua c'è la storia di un popolo e la storia di popoli che hanno difficoltà e non li possono pagare soltanto con un piccolo ristoro. Qua dobbiamo pensare al futuro, dobbiamo guardare al futuro con fiducia, e il ruolo della politica deve essere questo. E noi siamo ad Irrose per far valere questo principio. La nostra è una battaglia di civiltà. Dottoressa Vaglio, noi chiediamo soltanto il diritto di risiedere nei posti dove siamo nati, non vogliamo nient'altro. Mi sembra che sia un diritto che avete a pieno titolo e che dovete mantenere, dobbiamo tutti mantenere. Poi io la comprendo, abito anch'io in un paese sopra i 500 metri dal mare, quindi comprendo perfettamente la bellezza di stare in luoghi dove ovviamente si può passare davvero il tempo nel miglior modo possibile, ma capisco anche le difficoltà degli imprenditori, dei commercianti che vogliono investire in queste zone. Voi avete realizzato questo presidio fisso, adesso facciamo rivedere nuovamente le immagini, non a caso lei sta facendo il collegamento dal camper che è ormai diventato il centro operativo. Il centro operativo, sì. No? Sì, sì. Siamo si qui trova da dove? 82. La postazione dove si trova? Queste sono immagini di repertorio. Questa qui, questa tenda, ecco qui siamo ad Irrose. Ecco, se fermate l'immagine, qui siamo ad Irrose esattamente il primo gennaio 2021. Questa foto si riferisce al giorno di Capodanno 2021. Eravamo qui, siamo stati qui per Natale, siamo stati qui per Santo Stefano, per Capodanno, il 31, l'1 per l'Epifania, siamo qui e non ci siamo mossi. Ecco, e siamo lungo l'asse Palermo-Catania, proprio nei pressi dello svincolo di Rossi. Insomma, siamo tra lo svincolo di Resuttano, quindi Ponte 5 Arte e Resuttano, e lo svincolo di Tremonzelli. Ecco, quindi siete a metà in pratica. Cercate di coprire tutte le aree. A metà, perché diamo la possibilità ai sindaci di raggiungerci in maniera più agevole, proprio trovandoci vicino all'autostrada. Ma consideri che qua sono venuti i sindaci che hanno percorso 240 km all'andata e 240 al ritorno, cioè circa 500 km, 530 km per venire a sottoscrivere documenti, per venire a trascorrere la giornata qui, per sostenere le iniziative del comitato, e ribadisco, per rivendicare il diritto di residenza della propria gente dove sono nati. Quindi questo è il principio è questo. Voi non lascerete il presidio fino a quando ovviamente non sarete ascoltati in pieno e la legge non sarà varata, giusto? Fin quando non verrà riconosciuto il nostro diritto di residenza, dottoressa Vai. Mi sembra giustissimo. Siamo in chiusura. A tutti i telespettatori che la stanno ascoltando e che magari prima non conoscevano davvero la bellezza e la forza di questa vostra iniziativa, che vede ben 130 sindaci siciliani tutti insieme per far sì che venga attuata la zona franca montana in Sicilia. Ecco, l'appello a tutti coloro che ci ascoltano affinché diventi un tam tam e tutti i siciliani facciano forza e solidarietà accanto a questa iniziativa. Allora, intanto visitate il sito e ci sono tutte le news, Zone Franche Montane Sicilia
www.medexnews.it. Chi vuole può registrarsi nella sezione registrati e verrà informato in tempo reale di ciò che facciamo. State vicini al comitato, state vicini ai sindaci, venite a trovarci, condividete e condividiamo questo progetto e questa battaglia di civiltà. È una battaglia che riguarda le terre alte della Sicilia, ma credetemi, è una battaglia che riguarda la Sicilia. In questi giorni, per la prima volta, non era mai accaduto, il Parlamento, il Senato, sta parlando della Sicilia, sta ragionando sulla Sicilia, esclusivamente sulla Sicilia, perché si parla anche della Sicilia nei provvedimenti di legge che ci sono. Credo che per la prima volta nella storia aule del Parlamento, commissioni, discutono e disquisiscono su argomenti che riguardano esclusivamente la Sicilia. Questa è una cosa unica, quindi chiediamo a tutti chi ci sta ascoltando in questo momento, chi ci ascolterà poi su Facebook in differita, a chi ci sta ascoltando sul digitale terrestre, state accanto a questa gente, a questi uomini, a queste donne che in questi anni stanno portando avanti una battaglia di civiltà. Lo ribadisco, noi non vogliamo niente, non vogliamo privilegi, non vogliamo vantaggi, vogliamo sviluppo. Questo è un nostro diritto, sviluppo che ci permette e ci consenta ai nostri figli, consenta a noi e ai nostri figli di rimanere nelle terre alte di Sicilia, a vivere e fare un progetto di vita che sia sostenibile. Non si può pensare di mettere su famiglia in un posto dove non c'è lavoro. Il lavoro c'è quando c'è l'attenzione della politica. Se la politica non è attenta, il lavoro non ce ne può essere. Bene, noi la ringraziamo davvero tantissimo per essere stato ospite di Medex News. Ovviamente siamo a disposizione di questa causa per informare ulteriormente, se ce ne fosse necessità, i telespettatori, i media e quanti ci ascoltano sull'iter che si susseguirà riguardo questa legge che mi auguro lo diventi presto, ferma da un anno. Ringraziamo davvero Vincenzo Lapunzina, che è il coordinatore del Comitato per l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia. Grazie davvero e buon lavoro. Ma al camper in questo momento c'è Stefano Marabeti, non è dentro il camper perché non possiamo stare vicini, ma c'è Stefano Marabeti, c'è l'ospitale, c'è Alberto Virga, ci sono tante persone che qui si alternano quotidianamente per difendere il diritto di residenza nelle terre alte di Sicilia. Direttore, grazie allora, per la disponibilità. Salutiamo tutto lo staff e tutti coloro che le hanno nominato, grazie e buon lavoro, e se ci sono qualche politico che continuerà a osteggiare, nome e cognomi, a Medex News noi gli daremo spazio, d'accordo? Non mancheremo e non esiteremo assolutamente. Grazie e buon lavoro e grazie a tutti i telespettatori di Medex News di averci seguiti ancora una volta. Grazie, buon proseguimento.